Grazie infinite per l'invito, grazie per avermi dato questa possibilità. Parlerò appunto del disgusto della vita, il suicidio, che è una condizione che riguarda gran parte della mia attività scientifica, non solo mission nell'ambito della popolazione. Ecco, aver portato nell'ambito della popolazione generale fenomeni che notoriamente erano oscuri e quindi pieni di stigma, di discriminazione, ha permesso di alleggerire un fenomeno da sempre occultato perché faceva paura, e portarlo appunto tra le persone e parlarne in maniera aperta ha sicuramente introdotto qualcosa che mancava. Non parliamo solo dell'Italia, ma parliamo del resto anche del globo, ossia la prevenzione del suicidio. Ci sono organizzazioni nel mondo che sono appunto impegnate a produrre degli spot ai quali partecipiamo tutti noi, esperti. Il suicidio può essere fermato, possiamo imparare i segnali d'allarme e vedremo quali sono. Possiamo in questo modo salvare delle vite, e vedremo durante questa sintetica presentazione che dietro al suicidio c'è in realtà la voglia di vivere dei soggetti che sono appunto connotati come a rischio di suicidio. I segnali d'allarme sono spesso categorizzati in tre grandi dimensioni: quelli in cui il soggetto ne parla, dice che ci sta a fare, a che serve vivere, voglio morire, e quindi bisogna ascoltare attentamente le parole di questi soggetti. A volte ci sono cambiamenti comportamentali, le abitudini del sonno sono alterate, dell'appetito, danno via cose care, fanno una sorta di testamento, mettono a posto i propri affari. E poi ci sono a volte dei cambiamenti di umore anche repentini, come se il soggetto a un certo punto avesse trovato la soluzione per disfarsi di un dolore mentale divenuto insopportabile. È un dialogo interiore che il soggetto fa con se stesso, e laddove non trova una soluzione, configura il suicidio come la migliore soluzione, non perché vorrebbe morire, ma perché vorrebbe disfarsi di questa sofferenza mentale fatta, di pensieri, di emozioni, di qualcosa di importante che sta mancando nella vita dei soggetti. La cosa buona è che la maggior parte di coloro che tentano il suicidio e che fortunatamente sopravvivono, poi decidono di vivere delle vite molto soddisfacenti, e quindi il rischio di suicidio può essere una finestra temporale che per l'appunto si apre e si chiude. Dobbiamo essere in qualche modo la voce che porta in campo questa voglia di vivere dei soggetti, che purtroppo viene così un po' occultata proprio dalla connotazione suicidaria. Se si va a vedere nella popolazione generale, la maggior parte delle persone intervistate dicono che il suicidio si può prevenire, quindi possiamo fare molto unendo gli sforzi, e possiamo portarlo anche all'interno di centri di aggregazione, come ad esempio le università, i campus, i college. In quanto il suicidio è la seconda causa di morte nei giovani dai 15 ai 29 anni, quindi dobbiamo raggiungerli con tutte le modalità possibili. E poi pensare anche a coloro che hanno perso un caro per suicidio. Chiedimi il suo nome, chiedimi che persona era, non dobbiamo mai connotarlo come il morto suicida, il suicida che ha commesso il suicidio, ma in realtà dargli un nome e stare vicino a quel lutto così particolare dei survivors, che vivono una condizione molto diversa dalle altre perdite, quindi sono una popolazione ancora più grande, a volte 6 volte in più rispetto al numero dei suicidi, ma c'è chi dice 100 volte in più rispetto al numero dei suicidi, perché ogni suicidio intacca profondamente la società, le famiglie, i centri di aggregazione, le scuole. Dobbiamo educare anche i mass media. I mass media devono riportare notizie di suicidio in maniera pacata, non romanticizzata, non come fossero degli scoop, ma dare delle chiavi di lettura in qualche modo preventivo, dove chiedere aiuto, come approcciarsi agli individui in crisi. Poi ci sono delle giornate, delle settimane addirittura dedicate alla prevenzione del suicidio, notoriamente a settembre, proprio perché l'opinione pubblica vuole unirsi insieme agli esperti per testimoniare questo sforzo nella prevenzione. Poi noi clinici, quando ci troviamo di fronte a un soggetto a rischio di suicidio,
Spesso abbiamo di fronte una condizione oscura che va conosciuta e che non possiamo assegnargli solo il prezzo di una diagnosi psichiatrica. Dobbiamo guardare al di là, dobbiamo guardare la persona, dobbiamo guardare la sua vita, le sue emozioni, come è giunto a quella condizione di rischiosità suicidaria. E poi, quando qualcosa non va, appunto, nelle famiglie, tra gli amici, un soggetto in crisi può essere riconosciuto, approcciato e indirizzato per l'appunto ai professionisti. Purtroppo, quando si arriva tardi, questa è la testimonianza di un padre che ha collezionato i biglietti di cordoglio dopo la morte di questo bellissimo ragazzo. Si arriva troppo tardi e queste persone spesso tramutano la loro situazione, il loro dramma in una mission preventiva e fanno tantissimo proprio per portare degli elementi a vantaggio di questa causa. Se si guarda la popolazione italiana, con i dati di un censimento recente, si vede che la maggior parte dei soggetti morti a causa del suicidio fino all'81% non aveva una condizione morbosa all'attivo, solo il 13% aveva dei disturbi psichiatrici, solo il 6% aveva delle malattie fisiche. Questo ci permette di dire che il suicidio è qualcosa di più di una condizione che segue a una patologia. Il suicidio è un fenomeno spesso molto pervasivo, molto legato alla vita della persona e non può essere appunto legato a una diagnosi, a un disturbo mentale necessariamente. I disturbi mentali sono importanti contribuenti alla rischiosità suicidaria, ma non spiegano l'intero rischio. La maggior parte di questi soggetti sono ambivalenti, giocano appunto tra la vita e la morte, vorrebbero essere salvati fino alla fine. Ma poi quando si arriva all'ultima tappa, purtroppo, non trovando altra soluzione, finiscono per morire. Come si diceva, la diagnosi, se così la possiamo chiamare, non deve essere un destino, ci si può liberare dal rischio di suicidio con una finestra temporale che si apre e si chiude. Tante volte abbiamo visto nella storia come, i soggetti che venivano appunto riconosciuti i suicidi venivano processati da morti e sentenziati come colpevoli per aver fatto qualcosa contro se stessi, quindi venivano puniti togliendo alla famiglia qualsiasi avere veniva appunto lasciato dal defunto. Man mano si pensò che se le persone venivano riconosciute non nel pieno delle proprie capacità mentali, queste potevano essere scusate e la famiglia non perdeva nulla. Quindi man mano si introdusse questa fattispecie fino così a dare un po' per scontato che i soggetti che muoiono per suicidio sono non nel pieno delle proprie capacità mentali. Ma questo deve essere appunto sfatato perché la persona è molto lucida, è molto partecipe della sua condizione e non possiamo appunto relegare il suicidio a diciamo una condizione di follia. Perché questo non ci permetterebbe di riconoscere le emozioni, non ci permetterebbe di entrare in empatia con questi soggetti, cosa che invece è prioritaria. La cosa che venne scoperta dalla suicidologia, dalle prime autopsie psicologiche, erano dei segnali premonitori, ossia, in altre parole, si vide che c'erano degli elementi che il soggetto lasciava poco prima appunto di morire e che potevano essere appunto dei segnali d'allarme. Alcuni dei segnali d'allarme sono delle capacità comunicative dei soggetti che riescono a chiedere aiuto anche nella condizione di totale sofferenza. Sostanzialmente la persona deve trovare una soluzione. E quindi lo scopo del suicidio è trovare una soluzione a una sofferenza mentale divenuta insopportabile. La fine del suicidio è quella della cessazione della coscienza e sostanzialmente le persone non vorrebbero pensare assolutamente, vorrebbero assolutamente dormire, non svegliarsi più in alcuni casi. Lo stimolo al suicidio è il dolore psicologico, è una sofferenza per l'appunto mentale che sostanzialmente prende questi soggetti e che non li lascia e che il suicidio viene visto per l'appunto come il modo di disfarsi di questa sofferenza mentale.
Molte volte ci sono dei bisogni psicologici frustrati, cioè dei bisogni per i quali il soggetto è pronto anche a morire se non vengono soddisfatti, sono qualcosa di centrale. Lo stato emotivo del soggetto è la disperazione e l'inaiutabilità. Dice non c'è nessun'altra cosa che io potessi fare e quindi si sente praticamente come se nessuno riuscisse a comprendere quella sofferenza e vorrebbe a tutti i costi fuggire perché per l'appunto è attanagliato da questa condizione così estrema e tuttavia riesce a comunicare l'idea di voler morire e mette in pratica degli schemi adattativi utilizzati in situazioni passate, quindi se ha prodotto un abuso di sostanze, un tentativo di suicidio in passato, riuscirà e metterà in pratica delle condizioni simili che hanno in qualche modo connotato le crisi che sono avvenute in precedenza. Il suicidio può essere visto come un dialogo interiore, appunto la mente passa in rassegna tutte le opzioni per far fronte a una sofferenza, non trova altra opzione e considera il suicidio come la migliore soluzione per disfarsi di quella sofferenza stessa. Il padre della suicidologia, Edwin Schneiderman, diceva che il suicidio non va considerato come un movimento verso la morte, ma come un movimento di allontanamento da qualcosa che è sempre lo stesso, emozioni intollerabili, dolore insopportabile o angoscia inaccettabile. In breve, conia questo termine, psyche, cioè dolore mentale. Che per appunto oggi può essere riconosciuto anche con i mezzi di neuroimmagine, quindi non è qualcosa di fittizio, impalpabile, ma anche osservabile con i mezzi diagnostici. Quindi prima di pensare alla letalità, cioè al suicidio come evento così che mette paura, che rende diciamo tutto più complesso perché scuote le coscienze, dovremmo pensare allo stato perturbato, cioè alla sofferenza dell'individuo che c'è dietro a questa voglia di morire. Comprendendo l'individuo, comprendendo la sua sofferenza, sicuramente si trova un varco in questa sofferenza e l'individuo può essere aiutato. Ovviamente ogni suicidio definisce questo dolore, questa sofferenza intollerabile a suo modo, quindi è una soglia individuale che non possiamo così generalizzare. Dall'esterno la sofferenza di un soggetto che vuole morire può essere totalmente gestibile, ma per quella persona è qualcosa di insormontabile. E tante volte diciamo che la persona sembrava in grande forma, sembrava che avesse voglia di vivere. Noi conosciamo l'io, il palcoscenico, non riconosciamo il dietro le quinte dei soggetti, la parte più intima. La parte più intima può essere conosciuta solo entrando in empatia, solo rendendoci solidi come diciamo risorsa, al punto tale che la persona si può fidare e confessare qualcosa di estremamente intimo. L'idea di voler morire nulla si confida, diciamo, se non c'è una fiducia estrema. E sostanzialmente in questo dibattito che la persona fa tra voler vivere e morire è sempre indeciso e quindi quando sentenzia il fatto di voler in qualche modo morire è tutt'altro che convinto e consolidato questo giudizio. Possiamo pensare che il rischio di suicidio è un po' simile all'innamoramento, che è una condizione pervasiva, totalizzante, che prende l'intero individuo, al contrario, il dolore mentale è altrettanto pervasivo, altrettanto totalizzante, ma con delle valenze opposte, con un senso di oppressione sulla mente, sul corpo, sull'ipocondrio, sul torace, e quindi il soggetto vede una sofferenza a tutto campo. E in questa costrizione psicologica il soggetto praticamente si sente come fosse in un tunnel dal quale non vede altra possibilità se non proseguire in quella direzione, dove c'è un pensiero molto particolare che chiamiamo dicotomico, ossia o qualcuno mi toglie immediatamente da questo tunnel oppure mi suicido. La prima è un'opzione magica, impossibile, la seconda è qualcosa di molto più reale. Ora, in tutto questo, quello che possiamo dire e vedere è che
con il tempo del Covid la situazione è divenuta molto più complessa. Si è prefigurata la tempesta perfetta, secondo alcuni, perché la pandemia avveniva in primavera, notoriamente associata a un maggior rischio di suicidio. Avveniva con la chiusura dei luoghi di culto, che sono dei fattori protettivi per il suicidio, avveniva con il prefigurarsi di una crisi economica, con la perdita del lavoro, con la chiusura degli esercizi, con il fatto che la gente aveva paura di andare in ospedale anche con dolori toracici, coliche addominali, per non infettarsi, e tante volte la patologia fisica è, diciamo, un fattore di rischio per il suicidio. E poi c'era l'ansia collettiva, il fatto che non si riusciva più a vedere futuro, c'è stato un aumento di alcol, degli abusi domestici. Tutto questo ha fatto allarmare gli esperti a dire che probabilmente ci sarebbe stata una escalation dei suicidi da pandemia. Fortunatamente, dopo un anno di timori, con le nuove stime che stanno giungendo proprio in questi giorni, per adesso questo timore è stato ridimensionato, ossia non si è avuto un aumento dei suicidi durante il 2020. In alcuni contesti si sono avute anche delle diminuzioni, molte volte si sono avuti dei rafforzamenti dei legami familiari, della solidarietà reciproca, quindi c'è stato qualcosa che ha contenuto il rischio. Ma questo non significa che possiamo cantare vittoria, significa che probabilmente i problemi emergeranno in modo dilazionato, e quindi a noi spetta fare una prevenzione a tutto campo ora, proprio perché in quest'anno passato si è fatta molta prevenzione, si è giocato d'anticipo, e forse l'aver dato diciamo grande considerazione al timore che vi fosse un aumento dei suicidi ha permesso di arginarli. E quindi oggi a noi spetta rilanciare proprio questa sfida a vantaggio del sostegno dei soggetti in crisi che si trovano a confrontarsi con questa sofferenza, questo dolore mentale insopportabile, ma che può essere ridimensionato, alleggerito, e se viene alleggerito anche di poco, il soggetto sceglie di vivere. Con questo io vi ringrazio veramente molto per avermi ospitato e ascoltato, e per me è stato un grande onore.